Niente, il lago di Franca era sta cosa, ma a sapere che cos'è sta lago di Franca, certo che sono molto difficili queste domande. Io non l'avrei mai saputo. Tu, Patrizia? No, lo sapevo perché mi hanno bucato una volta il dito con quella cosa. Sì, ma che t'hanno detto? Adesso la pungiamo un lago di Franca? Mi disse adesso Franco la buca. Ah, ecco, capito. Va bene. Allora, amici, fino adesso è andata a maluccio, ma vedo che un po' di giorni, che un paio di settimane, che per quello che riguarda le risposte da casa le cose non vanno molto bene. La situazione di classifica è rimasta tale e quale, non è cambiato nulla. Vediamo chi risponde a quest'ultima domanda. Il calciatore, domanda di calcio, forza, amici. Il calciatore Romeo Benetti, oltre che con la Juventus e il Milan, vogliamo sapere con quale altra squadra ha giocato sempre in Serie A. D'accordo? Vogliamo sapere con chi ha giocato Benetti in Serie A, oltre che con la Juventus e il Milan. Gli esperti di calcio non mancano mai. Pronto? Pronto. Come si chiama? Camillo. Caro Camillo. Roma. Non il coccodrillo. Non il coccodrillo. No, volevo dire, allora, che parlavamo di Ago e mi era venuto in mente lo spillo a proposito di Camillo. Camillo? Sì. Allora, dove ha giocato sto Benetti? Con la Roma. Eh? Con la Roma. Quando? Anche l'anno vuol sapere. No, no, volevo sapere quando ci ho giocato con la Roma. No, così, perché non ha mai giocato con la Roma, Camillo. Camillo. Sì, ha giocato con la Sampdoria nel 69-70. Ha giocato anche con la Roma, hai ragione, è vero. Ah, ho visto. È vero, ha giocato anche con la Roma. Allora è opinabile la cosa. No, Camillo, si tratta dunque di mettere sul piatto della bilancia per renderla opinabile, va bene, caro Camillo, gli esperti, che dovrebbero essere esperti, di fronte all'ignoranza del Marziali che non sa niente di calcio. Sì, ma se lei mi fa la domanda e mi chiede certo, con chi ha giocato, ma infatti, oltre che nominarmi due squadre, due città, certo, io le nomino la Roma e ha giocato. E ha giocato. Avrei anche ragione. Sì, caro Camillo, infatti lei ha perfettamente ragione e io adesso vado a rimproverare gli esperti. Ma lo sai che cosa gli fanno agli esperti quando fanno queste toppe? Che gli possiamo fare? Anzi, suggeriscimelo, va? Che gli facciamo? Che danno ragione al pubblico. Eh? Chi ha telefonato? Danno ragione a chi ha telefonato. Certo, ma infatti hai ragione. Vede. Qui io avevo scritto Sampdoria. 1969-70, invece ha giocato Benetti. Se mi dicevano, per esempio, mi nominavano l'anno, allora è diverso. È vero. Mi hanno detto così. Con chi è ha vero. Giocato? Oltre che il Milan, con... È vero, è allora, vero. Come la stiamo filosofeggiando sul campionato di calcio. Camillo? Mi dica. Mi senta, che premio sceglie? 3. Chi è che ha detto 4? La bambina. Quanti anni ha la bambina? 15. Io avrei piacere, ma così per curiosità, se si potesse fare, ma forse il signor Giove non me lo consente. Mi piaceva sapere, adesso leggiamo il premio numero, che numero ha scelto? Il numero 3. Poi mi incuriosiva sapere il 4, perché i bambini in genere hanno buon fiuto. Comunque, che è uscito? È sempre del parrucchiere di Via Lazzazzera. Ci sta, il nostro parrucchiere di Via Lazzazzera ci sta riempiendo di premi. È una spazzola professionale offerta da Angelo Ferrucci. Abbiamo già molte spazzole. Lo so, caro Camillo, le spazzole non mancano mai. Abbiamo anche il negozio di parrucchiere. Abbiamo il negozio di parrucchiere, al quale dovrà aggiungere una spazzola del concorrente. Che vogliamo fare? Capito. Oppure l'alternativa è quella di spazzolare Patrizia. Sì, fino spazzoliamola, va. La spazzoliamo. Così se non altro non ricevo nessun fischio. Ecco. Che cosa basta, si toglie? Senta, signor Giove. Un attimo. Mi tolga una curiosità. Allora, quando... Patrizia si è tolta il vestito, io devo togliere, qualcuno si deve togliere qualcosa qui. Sentiamo, Camillo. Mi tolga una curiosità. Quando si spoglia la Patrizia, sì, è più contento lei o il pubblico? Credo che lei, Camillo, è dotato di uno spirito di osservazione veramente acuto. È vero. Solamente la cosa è questa, che non c'è possibilità di alternativa, perché lei vede la mia faccia, ma vedesse quella del pubblico. No, sono cose da notti. Ha capito?
Tanto per chiudere la cosa, visto che lei è un un simpatico nostro telespettatore, mi stava chiedendo qualcosa da dire al signor Giove. Che gli devo chiedere al Giove? Cioè che io le dicevo di dire? Sì. No, forse... Non è eccessivo? È una cattivata... Veramente. No, era a voi che volevo rivolgermi, non... A voi nel senso di lei, me? A lei. Cioè... Ciò che le ho detto prima. Va bene. Allora, siamo sulla spazzola. No, siamo sulla... Ah no, la spazzola non viene assegnata, e ormai il gioco è fatto, c'è la Patrizia che ormai... Chi è che tossisce? È contenta anche mia moglie che abbiamo spogliato la Patrizia. A me non sembra, mi sembra colta da un attacco di asma. Sì. Bisognerebbe fargli fare dei suffumigi alla signora. Va bene. Allora, grazie Camillo, buonasera. Allora, andiamo avanti con la cattivata, perché amici, qua fra spazzole, suppostine e cose, qui potremmo mettere su veramente, che ne so io. Patrizia, vai a prendere la cattivata. Dunque, come voi sapete, amici, adesso c'è la cattivata che noi rivolgeremo ai nostri due concorrenti. I quali due concorrenti, se risponderanno, uno in questo caso qui ha diritto a rispondere il signor Montemurro, perché è in testa alla nostra classifica della manche gialla. Ecco, se lei risponderà alla cattivata, potrà decidere tre cose. La prima è quella di aggiungere altri tre punti alla sua classifica. Perché già sono a due, quindi gli arriva a cinque. La puntualizzazione di Patrizia mi sembra che non renda omaggio alla sua perspicacia. Io mi arrabbierei con Patrizia. No, l'ho detto giusto per aver capito. Per fargli capire. Perché capire. Pensavi che non avesse capito. No. Patrizia, scusa. È sbagliato lei. No, perché è sbagliato? Perché è la signora che ha il vantaggio. No, nella seconda manche, questo è lei, no, signor Montemurro? Ha tutto. Ah, è lei, è vero, ha ragione. Come? È vero, è la signorina Costantino che è in vantaggio. Bravo, signor Montemurro, si meriterebbe un applauso. Soprattutto... È così o no? Sì, certo, è in vantaggio la signorina Costantino. Quindi lei, signorina Costantino, deve rispondere alla cattivata. Per cui, amici, vabbè che tutto sommato non avete vinto nemmeno dei premi e quindi non perdereste niente nel caso in cui la signorina Costantino rispondesse. Quindi la signorina Costantino in questa manche ha la possibilità di guadagnare tre punti, lei lo sa, signorina Costantino, oppure di togliere cinque pezzi alla Patrizia, ben cinque pezzi, amici, e credo che a questo punto dovrebbe fare un peeling, perché ne sono rimasti tre. Dopo si fa proprio un peeling. No, non fa niente. Eh? Oppure decidere di far assegnare, di prendersi lei i premi che noi abbiamo dato ai concorrenti, che mi sembra tutto sommato non ce ne siano. Allora, la cattivata è questa: dopo la recente sconfitta che ha messo alla sua carriera di re del ring il popolarissimo Mohamed Ali, va bene? Cioè, praticamente Mohamed Ali pare che in base alla domanda sia stato sconfitto e lo sappiamo tutti, no? Mohamed Ali è tornato nei giorni scorsi sul quadrato del Madison Square Garden di New York. Non è tornato però come pugile, ma in vesti diverse. Cioè, quali vesti? Sì, di creatore di moda. Brava, di creatore di moda! Mi spiace, ma posso No, ma devo rispondere. Che diciamo? Questa sera. Non l'ha pigiato, sai, è vero. Ora la signorina Costantino, cioè non avendo pigiato, ma non c'era però. Mi scusi, signor Giove, se io mi permetto di contestarle questa cosa, visto che non c'erano alternative, nel senso che l'unica che doveva rispondere era la signorina Costantino. Io non so, io devo applicare il regolamento. Qui c'è scritto pigiare prima il pulsante e poi dare la risposta. Sì, però Patrizia, ti pregherei io non ho sentito. Se no ti faccio andare di là per un attimo. Non ho pigiato neanche le altre sere. Non ha pigiato, però secondo me, e poi naturalmente spetta a lei decidere, signor Giove, come sempre, e con la sua infallibilità lei mi dirà l'ultima parola. Va bene, facciamo i buoni, allora la diamo buona comunque, però il regolamento parlava chiaro. Cioè bisogna anche nella fase... Amici, il signor Giove questa sera ci fa un pochino tenere il fiato sospeso. D'accordo, allora la possiamo dare per buona, era infatti fa il creatore di moda.
ha ideato una serie di modelli sportivi per giovani. Bene, signorina Costantino, a lei la possibilità di scegliere. Penso che prenderò i tre punti. La signorina Costantino questa sera... Beh, no, amici, no. Perché... È vincitrice la signora Costantino. No. Allora, volevo dirvi questo. In realtà il fatto che la signorina Costantino si sia presa è anche un fatto evidente, perché si trovava in una situazione di parità e si è voluta mettere tranquilla. Comunque tutto si giocherà nell'ultima manche, d'accordo? Ecco, adesso amici, speriamo che i nostri microfoni nel frattempo siano stati riparati, Abbiamo il nostro consueto ospite musicale e io lo lascio completamente a voi. Non vi dico nemmeno di chi si tratta, lo vedrete. È un ospite gradito, è un ospite che senz'altro conoscerete, col quale io avrò piacere di scambiare due chiacchiere dopo che vi avrà fatto ascoltare una sua canzone. Può partire? Sentiamo, perché questo non è un fatto. Ciao Enzo. Sera.
Allora, amici, che ne dite? A TRM è arrivato il nostro amico Enzo Malepasso. Grazie. Ma a questo punto è sempre lui quello che comincia. Era perfettamente inutile farti la presentazione. Grazie. Enzo Malepasso è un cantante giovane in crescita, ma prima di essere cantante è un autore. E credo che questa è una cosa alla quale tu tieni molto. Sì, diciamo che ho cominciato facendo l'autore, ho scritto per Loretta Goggi, questo Dorighezzi, Di Capri, Gagliardi, Bongusto, Camaleonti, poi finisco qui se non ne va. E poi ho incominciato a fare il cantante. A fare il cantante e direi anche con successo, perché ti hanno praticamente mandato immediatamente a Sanremo. Sì. E dove ti sei piazzato con molto onore. Al secondo posto, sto ancora. Dunque, senti, oggi informandomi qui alla radio mi hanno detto che questo disco, Ti voglio bene, è andato bene, diciamo, qui a Matera, è piaciuto e tutti ti aspettavamo con impazienza perché, amici, io credo che vedere e avere un cantante qui fa sempre più piacere che poi sentirlo anche per disco, no? Tra l'altro questa è la prima volta che io vengo a Matera e devo dire che questa non è una solità, però è una città veramente carina, stupenda, piena di vita, piena di giovani. Non me l'aspettavo. Dovete sapere che Enzo Malepasso è di Napoli e oggi facciamo un discorso a proposito della canzone napoletana, proprio della canzone napoletana che in questo periodo sta tirando fuori dei cantanti e c'è una rivalutazione proprio a livello nazionale del cantante e della canzone napoletana, di cui tu sei un rappresentante, chiamiamo così, diciamo così, nuovo. Diciamo che la musica napoletana da 20 anni a questa parte ha sempre il suo spazio, cioè ha sempre il suo momento musicale. Vedi appunto oggi Pino Daniele con un suo genere abbastanza particolare e poi c'è sempre la classica canzone romantica che va da Di Capri a tutto. Per cui siamo sempre quasi migliori. Sentito? Grazie. Enzo Malepasso, che naturalmente non si può dire che sia un modestone, ma comunque molto bravo. Adesso passiamo a parlare del tuo ultimo disco. Sì, è un disco che ho presentato un mese e mezzo fa alla Gondola d'Oro di Venezia e niente, sto appunto in giro promuovendo sto disco. Mi hanno detto: guarda, c'è Gigi Marziale in una telelibera che fa una trasmissione popolarissima, per cui io mi sono subito precipitato da te. Ecco, a promuovere questo, cioè la canzone napoletana. La canzone napoletana viene in genere affiancata da questa così sottile, chiamiamola, mi consenti il termine, furbizia napoletana. Capito? Per cui ci stiamo scambiando vicendevolmente questi complimenti, ma Enzo Malepasso al di sopra di questo rimane sempre un grosso professionista e io gli auguro, e credo che di interpretare anche quello che vorreste augurargli voi da casa, di andare sempre più in su con i suoi dischi. E fra l'altro sempre più in su significa per un cantante uscire fuori con un disco un po' più grosso. E tu sai già che cosa intendo. Sì, diciamo che io con Ti voglio bene ho fatto anche un album che è andato abbastanza bene. Questo qui anticipa l'uscita di un album, di un altro album che uscirà a gennaio, che si chiamerà Morbido, dove chiaramente è incluso anche Resto con te, il brano che ti farò adesso ascoltare. Ecco, quindi aspettiamo l'LP di Enzo Malepasso. Nel frattempo, qui a TRM in diretta, Enzo Malepasso con Resto con te. Ciao. 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 Sembrata al primo posto ed ho deciso
lasciato senza andar via. E allora resto con te, non voglio perderti più. Se c'è un amore tra noi, dimmi che voto gli dai. Se dici zero ci metto avanti un tre e dopo resto con te. Sotto casa tua, se segnerò sola mia fantasia, devo vedermi con te, che provi un finto stupore, perché giù ci sono io, metti un maglione all'amore, il fondo tinta al cielo, e non mi sembra vero sentirmi dire che oh, allora bene, Enzo Malepasso che è stato qui con noi a TRM a Scoprifuoco, ben, veramente bravo, Patrizia anche carino, io me lo stavo guardando lì dal televisore, carino Enzo Malepasso, molto bello, è anche bravo, signorina, sì. Che dice lei? Molto bravo, vero? Molto bravo? Sì, sì. Non fa commenti, apprezzamenti estetici lei, no. No, si tiene sulle sue insomma, sì. Comunque, amici, allora adesso facciamo una specie di... riassunto della situazione, scusa Patrizia, la situazione vede la signorina Costantino con 7 punti alla fine della seconda manche, mentre il signor Montemurro ha 3 punti, però si è comportato, bisogna dire, molto bene e la signorina Costantino è avanti solamente perché voi da casa l'avete aiutata e in più perché avendo risposto bene alla cattivata si è avvantaggiata prendendo altri 3 punti rispetto ai 2 che aveva vinto. La partita però è ancora in piedi, nel senso che adesso il signor Montemurro dovrà essere molto bravo a rispondere alle domande e così vedremo in finale se ci sarà la riconferma come campionessa della signora Costantino oppure il signor Montemurro di Potenza riuscirà a strappare il titolo. Lei che ne dice? Ce la mette tutta, signor Costantino e il signor Montemurro? Speriamo. Patrizia, andiamo a prendere allora le buste bianche dell'ultima manche e vediamo che cosa succede. Vediamo che cosa succede. Io mi riprendo la mia cartellina e partiamo subito. Patrizia, se tu mi segni la situazione parziale di classifica, ma non ci sono dubbi, credo che essendo in vantaggio la signorina Costantino sia lei che ha diritto a scegliere quale busta fra le 5 deve scegliere. La numero 4. Cominciamo subito dalla numero 4. Attenzione, signor Montemurro, lei si metta con la mano sul pulsante e sia lesto, ma mi sembra che a livello di riflessi stiamo andando molto, ma molto bene. Vediamo allora la domanda per lei, per voi in che cosa consiste. Mani sui pulsanti, attenzione, è una domanda molto breve. In quale golfo è l'isolotto di Vivara? Signor Giove, farei partire il cronometro. Ecco, da questo momento sono scattati i 30 secondi. In quale golfo è l'isolotto di Vivara? Amici, voi a casa probabilmente già saprete la risposta.
i nostri concorrenti, forse signor Montemurro, che portandosi in vantaggio di un punto può rimontare questa classifica. La signorina Costantino ha premuto il pulsante. Deve essere nel Golfo di Napoli. È il Golfo di Napoli, vicino a Procida. Brava signora Costantino. Lei, signore Costantino, lei signor Montemurro? No, non lo sapevo. Non la sapeva, infatti è vicino a Procida. Non l'avrei saputa nemmeno io, poi per dire, le mie nozioni di geografia sono veramente scarse. Capito? Comunque, amici, si trova vicino a Procida, probabilmente Enzo Malepasso le sarebbe stato più utile, signor Montemurro, eh? Essendo lui napoletano. Allora, sceglie, signora Costantino, il numero di premio. 28. Il numero 28. Il numero 28, vediamo in che cosa consiste il numero 28 come premio. Forza, Patrizia. Un buono valido per il ritiro di 2 kg di agnello offerto dalla macelleria di Antonio Staffini. Staffieri. Vedi, stampa, via Nazionale 70 di Matera. Molto bene. Allora, signorina Costantino, lei ha sempre delle cose abbastanza difficoltose da portarsi a Potenza. Sì, un po' difficile. Beh, 2 kg di agnello sono sempre meglio. L'altra volta aveva vinto una poltrona, che era? Sì, una poltrona. Che poi le fu tolta. Comunque, due. Speriamo, l'agnello non so, ma qui a Matera mi sembra che sull'agnello andiamo bene, eh? Buono, saporito. A me non piace. A lei non piace. No. Allora, vediamo un po', che cosa vogliamo fare? Lei ha la possibilità anche di togliere la lana a Patrizia? Oddio, ma ti metti di sempre. Eh? L'ultima mancia. Gli tolgo le scarpe. Togliamo le scarpe a Patrizia, allora. Io non so, io le toglierei con piacere, anche se... Però so che non si può, sì, non si può togliere. Ah, non si può togliere? Mi devo prendere l'agnello. Insomma, qui praticamente, ragazzi, mi state veramente mettendo in difficoltà. Signorina Costantino... Prendo l'agnello, dico. Ho capito, ma mi vuole venire incontro. Vogliamo spogliare sta... A signor Giove, che facciamo? Amici... Vabbè, è un tentativo andato malissimo. Sì. Patrizia è tutta gongolante. Ma non c'è mai stato, quindi non vedo perché c'è passato stasera. Ma è un tentativo, provare non nuoce. Un tentativo, dici, secondo me tu. Signorina Costantino. 4. La numero 4. La numero 4, la numero 4 l'ha scelta prima. Sì, è vero. Sì, è la numero 5. È la numero 5. La numero 5. Vediamo che cosa c'è nella numero 5. Attenzione, signor Montemurro, che... Questa è anche per lei. Allora, andiamo a vedere che succede. In quale specialità eccelle la nuotatrice Cinzia Rampazzo? Forza, sono scattati 30 secondi, dovete darmi la risposta. Bravo signor Montemurro. In che specialità eccelle la nuotatrice italiana Cinzia Rampazzo? Farfalla. Bravo, bravissimo. Bravissimo. La sapeva, eh? Perché ha avuto questa esitazione? È deciso se farfalla o dorso. Non lo vedo bene. E invece proprio farfalla. Bravo, sono contento. Facciamo un altro applauso al signor Montemurro. Patrizia, vai a prendere la busta dei premi. Mi dispiace per lei, signor Montemurro, ma non c'è la possibilità di spogliare ulteriormente Patrizia. Eh? Ci penseranno gli altri. Vabbè, che numero sceglie? 15. La numero 15. Vediamo che cosa succede. Patrizia, ti sei salvata, eh? Questa lucertola ti ha portato fortuna. È buono per il ritiro di un tronchetto gelato per 10 persone, offerto dalla pasticceria Bar Nazionale dei Figli Taratufolo, in via Nazionale 82 di Matera. Va bene, allora che cosa... Va bene, no, il gelatino? Eh? Sì, sì. Va bene? D'accordo. Andiamo avanti. Un gelatino che è sempre... allora, non era il tartufo? Che cos'era, un tartufo? Taratufolo. Un taratufolo? Sì, che busta sceglie? La 1. La numero 1. Andiamo avanti con il gioco. E vediamo che cosa esce come terz'ultima domanda. Il signor Montemurro sta incalzando, eh? Attenzione, nella frase che adesso io vi leggerò c'è un errore e voi dovete naturalmente correggerlo. Pensateci bene. La frase è la seguente. La bonaccia è un vento che spira da nord-est.
Rideva la signorina, perché? Non c'è vento quando c'è bonaccia. È vero, infatti la bonaccia non è un vento, ma indica l'assenza dei venti. Vede la furbizia femminile? Eh? Era proprio un gioco così, d'accordo. Indica l'assenza dei venti. Numero? 48. Numero 48 di premio per la signorina Costantino. E speriamo di uscire dai tartufi. Uscire da altre cose così, eh? Ci siamo tenuti sulle spazzole questa sera. È un dispositivo antifurto per macchina offerto dalla ESSO di Damiano Di Simine, in via Nazionale di Matera. Oh, allora, che facciamo? Sì. Lei ha la macchina, signora Costantino? Sì. Eh? Spero che le faccia comodo. Sì. Ha già l'antifurto? C'ho i tergicristalli, adesso l'antifurto. L'antifurto? Le manca la macchina? Manca solo la macchina. Ma lei potrebbe andare in giro proprio così, sì, con sì, i due tergicristalli e l'antifurto, capito? Sì. Così a scanso di scippi. Va bene, allora abbiamo per la signorina Costantino questo antifurto e anche un punto. Allora, ultime due buste. Tre. La numero tre. Vediamo che cosa ci dice la numero tre. Che cosa ci dice la numero tre? Busta numero 3. Attenzione a questo indovinello, siamo passati nella fase indovinello. Che cos'è la base per l'altezza? Signor Montemurro, che cos'è la base per l'altezza? Forza. Triangolo. Aia, era un giocherellino a imbroglio. Era un giocherellino a imbroglio perché la base per l'altezza è il trono. Pensi un po'. È una cosa, è un indovinello un po' sui generis. L'avete capito voi, amici? No. Ogni tanto i nostri esperti si dilettano in giochini che così ogni tanto si possono anche definire giochini cretini per bambini, peggio ancora. Allora, sempre nell'ultima busta, quindi non ci sono dubbi sul fatto di scegliere, e vediamo se perlomeno si riesce a tirar fuori un premio da questi che valga la pena. Siamo andati sull'antifurto, sull'abbacchio e sul gelato. Se vi consorziate potete fare una gita in campagna con e picnic, va bene, antifurto, dolce e agnello. Attenzione, qual è il nome del fiume al passaggio del quale Cesare pronunciò la famosa frase? Rubicone. Il Rubicone, bravo il signor Montemurro, che ha avuto la zampata del leone, eh? Sì, sì. Infatti la famosa frase qual era? Alea iacta est. Il dado è tratto, lo disse Giulio Cesare, e vediamo che cosa traiamo noi invece dalla busta premi, signor Montemurro, eh? Fino a che numero, eh? Fino all'81. 80. La numero 80, vediamo che cosa esce dalla numero 80. Patrizia, mi sembra che anche tu sia caduta, cammini strana. Allora. È una bottiglia di amaro dei sassi, infuso di erbe, offerta dal supermercato 2L di Lo Salvio, che è in via, com'è? Allora, dunque, una bottiglia di amaro dei sassi, infuso di erbe lucane, che lei conoscerà benissimo, offerta al supermercato 2L di Lo Savio in via, non so che cosa spine sia, bianche. Spine bianche. Spine bianche. Spine bianche. Via Spine Bianche di Matera. Ma non si fa così la P. Tu dici? Sì, sono sicura. Manderemo i nostri esperti all'asilo. Allora, signor Montemurro, a questo punto noi dobbiamo fare un riassunto di classifica, ma non mi sembra che ci siano dubbi. Allora, 2, abbiamo 7 più 2 punti, fanno 9 punti per la signora Costantino. Sì. Allora lo metto in finale. E abbiamo soltanto 5 punti per il signor Montemurro. Montemurro, ragione per cui, signor Montemurro, lei non ce l'ha fatta. La ringrazio di aver partecipato al gioco e, come al solito, per la terza settimana si proclama vincitrice la signorina Angela Costantino, che non vi porto lì nell'angolo del vincitore perché non si può alzare, però in compenso possiamo farle un omaggio di musica per i campioni da parte della nostra orchestra. Forza! Bene, allora la signorina Costantino.
La ritroveremo qui la prossima settimana per l'altra puntata di Scopri Fuoco Band. Amici di Matera, se volete far cadere, Dio naturalmente vi guardi dal fatto di augurarle una caduta in senso così, esatto, ma farla cadere dal podio di campionessa, ma dal dalle scale, no, forza, fatevi sotto e presentatevi qui a TRM per partecipare come il signor Montemurro al nostro gioco, ma preparatevi perché avete di fronte una concorrente veramente agguerrita che per la terza settimana consecutiva ha vinto anche stando così sul piano dello zoppico, vero? Sì, forte. Amici, non ho altro da dirvi, solamente che vi ringrazio, ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Scopri il Fuoco. Buonanotte a tutti quanti e in gamba con il nostro gioco. Allora è arrivato il momento anche per me e per tutti voi. Avete l'ultima possibilità. Io adesso vi racconterò una storiella. Due ragazzi si trovano ad essere testimoni di un delitto. Il vero autore riesce a incolpare un innocente e, quando il processo viene smascherato da uno dei due, fugge. Durante una gita i due ragazzi ne scopriranno per caso il nascondiglio. Troveranno anche un tesoro e se lo divineranno tra loro. Di quale romanzo si tratta e chi è che l'ha scritto? Da questo momento io aspetto le vostre chiamate. Sono qui a attendervi. Parla? Sono Michele. Michele, dimmi. Potrei rispondere? Dimmi, dimmi. Posso sapere l'autore? Sì, l'autore di questo romanzo, del quale ho letto una breve storiella, e poi vorrei sapere anche il nome del romanzo, di quale romanzo si tratta. Dunque, allora, il romanzo è Le avventure di Tom Sawyer. Sì. L'autore... No, non è lui. Come ha fatto a sbagliarsi? Mi dispiace molto. Mi dispiace molto. Comunque potrete tentare tutti la prossima volta. Ciao. Ciao.